Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo tornati su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese. Perché oggi? Perché non solo vi annuncio che oggi a partire dalle 4, quindi dalle ore 16, saremo in maratona festiva che durerà fino a mezzanotte se non dovessero esserci prolungamenti vari. Detto questo, cominceremo a giocare a Bloodborne, poi giocheremo a Tales of Arise e infine in serata, come sempre, saremo insieme su Opera Omnia. Però, che cosa facciamo oggi? Ovviamente ne approfitto delle free multi che ci hanno dato per questo fine anno, con i banner che per l'appunto caratterizzano il fine anno, non solo per invitarvi in maratona, ma anche per darvi un piccolo anticipo di quello che sarà questa sera la nostra live. Come ben saprete, nella versione giapponese del gioco è uscito il nuovo personaggio di Luna Freya, che è uscita addirittura con Army Burst, Arma Force e tutto il kit completo. Che cosa c'è però da sottolineare oggi rispetto alle altre volte? Il fatto che hanno messo delle nuove chocoboard. Hanno messo delle nuove chocoboard che consentono di poter farmare più facilmente il personaggio di Luna Freya. Come potete vedere abbiamo i punti precisi per tutte le summon, i cristalli che ci consentono di portare il personaggio già a livello 80, 4 armi della 15 CP, 4 armi della 35 CP e 60 power up che ci serviranno appunto per gli artifact. Andando avanti abbiamo ovviamente la seconda chocoboard, che è quella di diciamo una delle tante che avremo a disposizione per fine anno, dove avremo addirittura due Aeg Power Stone che ci verranno consegnate, quindi tanta bella robetta. Oh, vabbè, queste qua sono quelle che invece abbiamo già fatto, quindi ormai sono nello scadere e arrivederci e grazie. La cosa interessante è che anche dal report, che ovviamente abbiamo avuto delle informazioni dell'anno nuovo, o per meglio dire di questo fine dicembre, ci hanno dato altre 12 Aeg Power Stone. Infatti stanno facilitando un pochettino l'accumulo di queste Power Stone nuove, proprio perché vendere o comunque avere nell'inventario 240 Power Stone in ogni botta, diciamo che è abbastanza pesante. Vi posso garantire che anche per un giocatore che ha giocato per tanto tempo e che quindi ha avuto la possibilità di accumulare diverse Power Stone, vi posso garantire che già dopo 2-3 Army Force si ritrova praticamente con l'acqua alla gola. È vero che questo è un sistema che ti spinge a pullare e che ti costringe tra virgolette a pullare, però se si può evitare è assolutamente meglio. Detto questo, non perdiamo troppo tempo, dato che poi avremo stasera tutto il tempo di poter parlare, di poter interagire ovviamente tra di noi, spiegare anche i personaggi e avere la possibilità di guardarli insieme appunto da loro, cioè guardarli insieme in live appunto per vedere come si comportano, quanto sono forti e se effettivamente varrà la spesa per il futuro oppure no. Queste ovviamente sono cose che si andranno più ad analizzare anche in base allo stile di gioco, in base comunque anche ai personaggi con cui piace giocare. Ci sono diversi fattori che ovviamente influenzano il mio punto di vista e che influenzano anche i miei consigli rispetto ad altri. Però ovviamente li vedremo insieme tutti quanti stasera. I banner sono due. Quindi il primo abbiamo Luna Freya che esce con Arma Burst, Arma Force e ovviamente LD e tutto il kit che già abbiamo imparato a conoscere. Secondo banner con il ritorno finalmente di Artemisia. Artemisia finalmente ritorna in gioco, prende il suo livello 90, prende rework, prende la Burst Plus e finalmente riesce ad essere un personaggio completo al pari dei suoi amici, chiamiamoli così. Anche Artemisia ha avuto un bel rework, se devo essere onesto non è affatto male, almeno non mi sembra male il rework che ha preso Artemisia, ma ovviamente lo vedremo meglio poi questa sera. E il banner invece che è stato introdotto soltanto così come banner esterno, senza un evento collegato, un banner di rerun di tre Army Burst, ovvero Laguna, Zac e Searan, che sono comunque tre Burst non male, soprattutto Zac e Laguna
penso che siano veramente ottime, quindi magari chi non ha avuto la possibilità di recuperare Zacco Laguna, qua può avere la possibilità di avere comunque un top tank, fondamentalmente, e un debuffer abbastanza discreto. E poi vabbè, i banner con COD e Reno, che praticamente ormai tra un po', cioè giorno 3 tecnicamente, finirà il suo banner. Allora, io direi di buttare il free ticket già subito qui, vediamo un po' cosa ci dà. Ovviamente free bronzino, anzi in questo caso argentino, come sempre. Andiamo a guardare le armi per evitare qualche lag o qualche cosa interessante. Ecco la Force, questa è la Burst. E tra l'altro vi ricordo che Luna Freya esce anche con la sua skin, praticamente. Quindi abbiamo anche la skin di Luna Freya. Allora, prima multisummon gratuita, vediamo... Oh, Orbe Dorata. Guarda, già un LD o comunque... Anche la Force dalla free non sarebbe male. Non sarebbe male. Va bene. Va bene. Va bene. Ah, LD di Bash. Vabbè. Già Bash ce l'ho completo. Ovviamente Bash super mega, super mega personaggione. Un tank con una meccanica pazzesca del subire danno e recuperare subito, quindi credo che sarà molto utile in questa battaglia. Ah, qui addirittura Orba Azzurra. Ovviamente stasera nell'eventualità, stasera nel momento in cui poi saremo in live, continueremo le pull, ovviamente, perché comunque Luna Freya è un personaggio abbastanza particolare e sembra essere decisamente interessante, per cui credo che ne valga la pena. Ah, ok, Safer, va benissimo. Tanto non mi interessava più di tanto. Abbiamo questi 6 ticket. Buttiamo anche questi 6 ticket, vediamo se... Giusto per perdere un pochettino di tempo. Poi il resto se ne parlerà questa sera. Io nel frattempo ovviamente cercherò di fare qualcosina adesso, prima di pranzare un attimo. Magari riesco a fare due summon board, riesco a fare, diciamo, le choco board. Già è un qualcosa per Luna Freya. E poi stasera pulliamo e ovviamente facciamo tutto il resto in live, come giusto che sia. Però diciamo che la parte un po' noiosa, mettiamola così, del gioco ve la buono. Allora, questo dovrei, esatto, poi qui, ok, vabbè, ci sarebbero anche i livelli 90, ma adesso li devo maxare, quindi non è un problema. Va bene signori, detto questo io vi rinnovo l'appuntamento per oggi pomeriggio, maratona fino a questa sera, maratona festiva per chiudere insieme l'anno, quindi se volete passare a me fa solo piacere. Detto questo vi ringrazio per aver visto il video e spero di vedervi oggi pomeriggio o magari stasera. Bye bye!